Assessore, si è appena concluso il tavolo sulla vertenza Brioni, quali sono le novità? Sì, abbiamo fatto questo tavolo su mia istanza, appunto per capire i termini dell'accordo con i sindacati, sicuramente un tavolo costruttivo in cui ci siamo confrontati sulle varie posizioni. Adesso siamo in attesa della convocazione da parte del MISE, logicamente la Regione da parte sua metterà in campo tutte le azioni di competenza per cercare di attenuare questa situazione di crisi della Brioni che sicuramente pregiudica un po' il territorio del Vestino. Una situazione delicata, ovviamente l'obiettivo della Regione è quello di salvare il maggior numero possibile di posti di lavoro. Ma l'obiettivo è quello appunto di cercare di mettere in campo una serie di misure di politica attive per salvare i posti di lavoro, eventualmente di ricollocare gli esuberi tramite le politiche formative. Tra l'altro io anche al MISE nella riunione di aprile ho cercato di dire al Ministero appunto di individuare altre zone di area di crisi complessa come la Val Vibrata, in particolare quella di Penne, di tutta la zona del Vestino, per cercare appunto anche lì di avere una serie di agevolazioni fiscali per le imprese, quindi sia per quelle esistenti sia per imprese che vogliono venire a investire in Abruzzo. E quante possibilità ci sono per la creazione di una ZES in quell'area? Ma noi stiamo valutando la situazione, logicamente dopo questa pandemia la crisi si ripercuote su tutti i territori abruzzesi, quindi dobbiamo fare un'attenta analisi con gli uffici, con il commissario per cercare di individuare le zone più colpite, ma ripeto, la Regione Abruzzo in questa fase troviamo crisi aziendale su tutto il territorio.